Cerchiamo quest'oggi di capire la differenza tra gust front e un tornado o tromba d'aria. Un esempio emblematico ci arriva da martedì 14 aprile, quando appunto un gust front ha interessato gran parte della Valpadana, sospinto quindi questi venti da est a nord-est da un fronte freddo che stava lambendo le Adriatiche con dei temporali in formazione tra Veneto e Romagna. Un gust front quindi abbastanza intenso, raffiche oltre i 60-70 km orari, addirittura ha scoperchiato un tetto nei pressi di Bologna. Come possiamo osservare però il gust front, questa linea di raffiche in procinto di interessare parte della Lombardia e poi anche tutto il Piemonte, è molto esteso nel territorio, quindi sono venti lineari che interessano gran parte delle zone pianeggianti interessate da questo gust front e appunto solleva anche tanta sabbia e umidità. Andiamo a vederlo con la prossima grafica. Questa foto è riferita attorno alle 17 sulla zona del Bergamasco, si stava avvicinando questo gust front, queste raffiche da est e guardate tutta la sabbia, il pulviscolo dai campi che stavano per interessare la provincia. La differenza invece con un tornado o tromba d'aria, stessa cosa. Il tornado si tratta di un vortice in violenta rotazione su se stesso, quindi è molto limitato nello spazio, che dalla nube temporalesca si estende fin verso il suolo. Ulteriori dettagli però li trovate sul nostro sito web nella sezione Clima e Ambiente.